Pace e bene a tutti. Oggi, 8 marzo, ricordiamo San Giovanni di Dio. Ascoltiamo. Juan Ciudad nasce a Montemoro Novo, poco lontano da Lisbona, l'8 marzo del 1495. A 8 anni scappò di casa e quando arrivò a Oropesa, nella Nuova Castiglia, la gente, anche se non lo conosceva, cominciò a chiamarlo Giovanni di Dio. Fino a 27 anni fece il pastore e il contadino. Poi si arruolò tra i soldati di Ventura. Visse una vita di avventure. Fece una pericolosa carriera militare e a Granada aprì una piccola libreria. Dopo una predica del beato Giovanni d'Avila, cambiò vita. Vendette libri e negozio, si privò delle scarpe e mendicò per le strade di Granada, rivolgendosi alle persone col motto «Fate del bene, fratelli, a voi stessi». Gli abitanti, però, per la sua fede eccessiva, lo credettero pazzo e lo fecero ricoverare nell'ospedale di Granada. Provvidenzialmente, nel manicomio, incontra la drammatica realtà dei malati abbandonati a metodi di cura degni di un torturatore. Uscito dal manicomio, decise di consacrare la sua vita al servizio degli infermi. Così nel 1539 fondò il suo primo ospedale a Granada. Pur non avendo studi di medicina, si mostrò più bravo dei dottori stessi e curò le malattie secondo quel metodo psicoanalitico o psicosomatico che sarà di Freud e dei suoi discepoli. Giovanni di Dio raccolse i suoi collaboratori in una grande famiglia religiosa, l'Ordine dei Fratelli Ospedalieri, meglio conosciuti col nome di Fate Bene Fratelli. Morì l'8 marzo del 1550 a soli 55 anni. Nel 1630 venne dichiarato beato da Papa Urbano VII e nel 1690 fu canonizzato da Papa Alessandro VIII. Leone XIII lo proclamò patrono degli ammalati, degli ospedali, degli infermieri e delle loro associazioni. È il patrono di Granada. Possiamo dire che San Giovanni di Dio fece una vita un po' da scavezzacollo. A 8 anni sparisce di casa. Non sappiamo bene le motivazioni di questa sparizione, se è stato costretto, se è stato lui a prendere questa strada. Fatto sta che i biografi stessi hanno un po' di problemi a stabilire tutti i percorsi della sua vita. Fu militare, fece anche altri lavori. Era un'anima che cercava qualcosa e si spostava alla ricerca di questo qualcosa. Quindi anche un'anima fortemente coraggiosa e un'anima che non aveva bisogno di radici e sicurezze particolari che bloccassero, ma si sentiva molto libera di cercare. A un certo punto incontra una testimonianza forte, una predicazione che lo sconvolge, tant'è che cambierà ulteriormente vita. Era una persona conosciuta a quei tempi e le penitenze che iniziò a fare dopo questa conversione vennero interpretate dagli altri come pazzia. Dissero: Giovanni di Dio è impazzito. E che cosa accadde? Che, come si usava a quei tempi, ma anche un po' oggi, i pazzi venivano portati in manicomio. Quindi, a causa della sua conversione vissuta come pazzia dagli altri, lui venne internato in manicomio. Che cosa accadde? Qui conobbe i pazzi, questa parola che ai nostri tempi non usiamo più perché addirittura gli abbiamo dato una connotazione negativa. Ebbene, lui qui incontra queste persone, tant'è che, non essendo a sua volta lui pazzo, decide di rimanere e fare un po' la recita, un po' dell'esaurito, un po' del malato di mente, pur di continuare a stare lì in manicomio e prendersi cura di queste persone. Questa è una scelta strabiliante, è una scelta che ci sconvolge. È proprio il suo approccio al malato, il suo approccio alla persona che ha bisogno delle cure, sarà una rivoluzione anche per tutta la medicina. E sicuramente si accenderà una luce nella vostra mente quando io dirò la parola «Fate bene, fratelli», che era l'adagio con cui lui spesso invitava gli altri a fare del bene.
Però pensiamo a questo gesto, finito per la sua conversione in mezzo ai pazzi, dato per pazzo, ecco, lui finge, continua questo suo modo di essere pazzo, ma pazzo per amore, pazzo degli altri. Allora chiediamo a San Giovanni di Dio la non vergogna di essere un po' pazzi, anche noi, ossia di essere diversi dal catalogo che le persone ci indicano per essere considerati quelli bravi, quelli buoni, quelli che valgono. Pazzi sì, ma per un motivo, per stare accanto agli ultimi e per stare accanto a coloro che sono abbandonati. Per questo preghiamo, San Giovanni di Dio, prega per noi.